I fans di Loredana organizzano un gazebo a Porta di Ponte, per cosa? Beh, innanzitutto per raccogliere quelli che sono i fan appunto dell'Agrigentino e coinvolgere quanto più possibile la gente agrigentina dei dintorni che viene a Porta di Ponte e via Atenea per fare shopping o comunque per farsi una passeggiata, e attirando la loro attenzione coinvolgerla nel nostro progetto che prevede appunto per ogni 3 messaggi inviati la possibilità di vincere per estrazione un aperitivo con Loredana. L'iniziativa parte dalla logica secondo la quale non ci si può esimere dal sostenere Loredana, poiché rappresenta per noi quello che di meglio abbiamo dalle nostre parti, appunto la risorsa umana, il talento che va valorizzato per proiettarci poi verso quelle cronache belle dei giornali nazionali e locali, che purtroppo spesso sono invece riempiti da cronache brutte e una provincia sempre relegata agli ultimi posti delle classifiche nazionali. Particolare iniziativa quella dei fan di Loredana, c'è un gazebo qui a Porta di Ponte e c'è anche l'estrazione di un aperitivo con sua figlia. Avete visto, stanno facendo una cosa molto bella, i ragazzi si sono organizzati, hanno fatto questa iniziativa. L'aperitivo, diciamo, è una cosa bellissima, chi lo vincerà lo gusterà con Loredana, ma sarà simbolico perché lo gusterà sicuramente con decine e decine di fans Loredana. Però è bella questa iniziativa per incentivare il voto a favore di Loredana, perché siamo alle ultime battute. Però anche Lampedusa sta facendo una cosa del genere, addirittura lì mettono in balia un computer anziché della presenza Loredana, che forse sarà difficile, hanno pensato bene di mettere il computer. Quindi queste iniziative benvengono, io vi ringrazio tutti. Questo dimostra che ci sono comunque tanti fan già adesso per Loredana. Sì, e lo sta dimostrando anche iTunes, che stamattina abbiamo visto Loredana al primo posto, quindi è un gran successo. Voglia di vita, voglia di una cosa.